Non solo per il Comitato Anziani, ma anche per tutto il Comune.
insomma, noi stiamo assumendo una dimensione sempre più europea. Siamo appena stati premiati e indicati, nominati a livello europeo come città europea dello sport. Faremo una grande iniziativa a marzo dell'anno prossimo proprio per sottolineare questo aspetto. Siamo stati riconosciuti dal Presidente della Repubblica con un paio di medaglie di adesione, abbiamo avuto il riconoscimento di Comune Virtuoso. Insomma, Assago sta diventando un comune di serie A, anzi lo è già, e io credo che si stia rafforzando sempre di più all'interno di questa classifica. E quindi credo che diciamo così, il lavoro che si sta facendo tutti insieme, spalla a spalla, cercando di sorreggerci uno con l'altro, naturalmente noi siamo particolarmente sensibili nei confronti dell'associazione, poi in particolare nel centro anziani, perché è un po' un punto di riferimento. Voi avete visto, insomma, nella nostra bella piazza abbiamo il comune, abbiamo il centro anziani, presto avremo anche il centro giovani, che faremo sotto i portici del nostro centro civico, più verso il parco, insomma. E quindi, insomma, nella nostra zona avremo centro civico, biblioteca, centro anziani e naturalmente il comune, ma non è ancora finita. Ci sarà l'ambulatorio, il poliambulatorio con la Croce Rossa, abbiamo già preso contatti, quindi abbiamo già avuto l'adesione di due medici, la Croce Rossa ha già dato la disponibilità a questo, ristruttureremo, quindi i lavori partiranno tra gennaio e febbraio dell'anno prossimo, e quindi avremo un vero cuore pulsante del nostro paese. E io credo che il lavoro che noi abbiamo fatto in questi anni è stato proprio quello di creare ad Assago un cuore, un punto di riferimento dove la gente possa venire, partecipare, riconoscersi e naturalmente dare quella solidarietà e quella sensibilità che è giusto si abbia in una collettività come la nostra. Io vi ringrazio naturalmente per la collaborazione, anche dal punto di vista ambientale, credo abbiamo fatto parecchie cose insieme, questa è una delle tante. Ricordo anche proprio una manifestazione questa mattina che abbiamo per esempio piantato circa una settantina di piantine per i nuovi nati, e ricordo che questa manifestazione è 20 anni che si tiene, quindi se noi moltiplichiamo le 70 piantine per ogni anno per 20 anni, voi capite insomma che viene fuori esatto, abbiamo creato un bosco. D'altro canto si vede, insomma, Assago, che è un comune che pur avendo avuto uno sviluppo edilizio ha una discreta verdura e una discreta immagine di verde, e questo ci rimarrà anche per il futuro, la prospettiva per il futuro, per l'anno prossimo, per la prossima legislatura, perché quest'anno purtroppo abbiamo avuto dei problemi sempre con questo maledetto patto di stabilità, sarà il bosco in città, il bosco che sarà un cuore verde di 30 ettari tra la frazione Bazzana e il comune, e il nostro comune, e questa volta ce la faremo, insomma, certo, se ci date una mano un po' tutti, quindi viva l'ecologia e viva il comitato anziani, e grazie naturalmente all'artista e a tutti coloro che hanno collaborato, e adesso li premiamo. Circolo e dopo daremo lettura dei premiati. Adesso vi chiamo, chi è presente venga direttamente qua davanti al palco che gli consegno la lettera. Bao Milena. Bianchini Lella. Non mi sono messo la fascia, ma me la un bacio lo stesso. Grazie di cuore. Bianzani Rita. Eccola. Bruno Teresa. Certo, ma noi siamo...
siamo aperti a tutte le collaborazioni. Questo luogo ha apprezzato anche la parte strutturale del circolo degli anziani, che seguivo anni fa e poi per impegni. E come ha visto ci siamo ampliati in questi anni. Casati Loriana. Fra le due artisti. Casi Grotta Minore, che è in provincia di Varese. Ho fatto un bel po' di strada. Casina. Guido. Rosalia. Però, siccome è la mia vicina di casa, ritiri te. Posso fare qualcosa anche loro. Bravo. Cabagna Gabriele. Cirrito Selene. Io mi chiedo se Colucci Cristian. Cordani Maria Grazia. Eccolo. Ha partecipato a tutti i laboratori. Brava Maria Grazia. D'Angelo Emiliana. È andato a venire una ancora? Allora sei super, allora sei super. De Monte Luigi. Denti Roberto non c'è, una piccola parola. Con questo artista speriamo di portare un progetto quantistico, l'arte quantistica, ad Assago, una cosa abbastanza difficile. Però con Roberto Denti speriamo che non è la quantità. De Salvatore Antonio. Angela Gilles. Furretto Marco non c'è. Gatti Maurizio. Innesto Giovanna. Mariotti Rosella, Mazzone Alfina, Melchiorre Angela, Dante Mombelli. Marazzoni Teresa, Palestini Roberto, un po' di tutto ma non di professione.
Caterina. Sergio, Zorkic Marika, che io con Angela e Marika per la raffinatezza. Ci faccio le fotografie, bisogna fare un po' sì. Sul palco, è meglio, che veniate sul palco, così ci fa la foto. Chi non ha problemi a salire, guarda. Chi non riesce, chi è assente, ritira la mia. Attestato di riconoscimento all'artista Dante Mombelli per il rispetto dell'ambiente. L'artista Antonio De Salvatore per l'originalità. Chissà mai che ne prende almeno uno. Ha vinto qualche gara.
Il secondo posto all'artista Marika Zorbic. In questo caso sono delle antine della cucina tenute così con anche le chiusure, le cerniere e ridipinte sopra. Artista già presente nell'edizione passata. Riconoscimento all'artista Anna Maria Maggio, seconda classificata, arte classica. La particolarità di alcune sue opere che sono state eseguite su vetro, giusto? Siamo Guido che ha organizzato tutto, un applauso per il lavoro che ha fatto, che è stato tantissimo. Grazie Guido. Thank you.